Tislac, 30 ottobre 1911. Caro professor Freud, non so bene dove trovo il coraggio di scriverle questa lettera, ma penso di sapere con certezza che non nasce da presunzione. Seguo invece la voce del mio inconscio, alla quale ho dovuto dare ragione tanto spesso e che, spero, non mi inganna neanche questa volta. Dal momento della sua visita qui da noi, mi tormenta infatti l'idea che i suoi rapporti con mio marito non siano proprio come potrebbero e dovrebbero essere, e poiché questo non deve assolutamente accadere, vorrei cercare di fare ciò che è in mio potere. Non so se mi inganno quando penso che lei non sia in qualche modo completamente d'accordo con mio marito a proposito di trasformazioni e simboli della libido. Lei non ha fatto parola in proposito, eppure io credo che farebbe tanto bene a entrambi se arrivaste a esprimere fino in fondo ciascuno le proprie idee in materia. Oppure si tratta di qualcos'altro. In tal caso mi dica, la prego, caro professore, di che si tratta, perché non posso sopportare di vederla così rassegnato, e credo appunto che la sua rassegnazione non riguardi soltanto i suoi figli reali. Mi ha fatto un'impressione singolarissima sentirla parlare di loro, ma anche i suoi figli spirituali, perché altrimenti avrebbe ben poche ragioni di essere rassegnato. La prego, non consideri un'indiscrezione il mio modo di agire e non mi consideri una di quelle donne che, come lei disse una volta, vengono sempre a turbare le sue amicizie. Mio marito naturalmente non sa nulla di questa lettera e la prego di non considerarlo responsabile della mia iniziativa o di non lasciargli intuire gli eventuali effetti sgradevoli che questa potrebbe avere su di lei. Spero, tuttavia, che lei non se la prenda con me, che tanto la venero. Emma Jung. Vienna, 12 novembre 1911. Caro amico, la ringrazio per la lettera e l'invio. Io sono di nuovo talmente occupato che ho dovuto rimandare la risposta alla domenica, non prima. Le letture di psicologia della religione vanno avanti lentamente. Uno dei lavori più piacevoli che adesso ho letto, anzi riletto, è quello di un noto autore su trasformazioni e simboli della libido. Parecchie cose vi sono espresse così bene che bisogna conservarle nella memoria in questa loro forma definitiva. Talora ho l'impressione che il cristianesimo delimiti troppo angustamente l'orizzonte. Mi pare che esso, inoltre, ogni tanto si trovi più al di sopra delle cose che dentro le cose. Ma è la cosa migliore che questo promettente autore ha dato fino ad ora, anche se non la migliore, tra quelle che darà. Nella sezione sui due modi di pensare, deploro che egli abbia letto tanto. Avrei preferito se avesse detto tutto con parole più sue. Ogni pensatore parla il suo gergo e le traduzioni molteplici sono faticose. Quello delle numerose concordanze con ciò che io ho già detto, e ancora vorrei dire, non è certo il motivo minore di gioia. Poiché lei è questo autore, voglio continuare in forma più diretta e confessare che quando ho questa o quella idea, mi tormenta il pensiero che potrei toglierle qualcosa, o anche impadronirmi di qualcosa che lei avrebbe benissimo potuto acquisire da sé. Spesso non so che cosa dovrei fare. Ho cominciato alcune lettere nelle quali le metto a disposizione certe idee e osservazioni, ma non le porto a termine, perché ritengo questo modo di fare ancora più indiscreto e indesiderabile dell'altro. Ma perché mai dovevo lasciarmi indurre a seguirla in questo campo? Bisogna che mi faccia qualche proposta a questo riguardo. Ma forse riusciremo a non incrociarci, dato che io scavo i miei cunicoli più sottoterra che non lei i suoi pozzi, sicché potrò salutarla ogni volta che tornerò alla luce. Questo salutare è un buon richiamo per porre fine a questa lunga lettera. Basta che ci aggiunga un cordialmente, che è rivolto anche a sua moglie e ai suoi figli. Suo affezionato Freud. Zurigo, 3 marzo 1912. Caro professore, in questi ultimi tempi mi sono astenuto da una vivace corrispondenza perché per quanto possibile non scrivo nessuna lettera, al fine di guadagnare tempo per il mio lavoro e non per trascurare lei con ostentazione. O forse lei non ha fiducia in me? Che non ce ne sia ragione lo dimostra la storia. Se io ho nell'escatologia psicoanalitica opinioni che non sono le sue, il che non è neanche certo, perché è impossibile spiegare tutto e ogni cosa per lettera,
non se l'avrà certo a male con me. Mi sono sempre sforzato in ogni momento di modificare le mie opinioni in base al giudizio di chi ne sa più di me. Non mi sarei schierato al suo fianco se l'eresia non l'avessi un po', per così dire, nel sangue. Poiché non lotto per conquistare cattedre, posso anche riconoscere degli errori. Lascerò che Zarathustra parli per me. Si ripaga male un maestro se si rimane sempre scolari. E perché non volete sfrondare la mia corona? Voi mi venerate, ma che avverrà se un giorno la vostra venerazione crollerà? Badate che una statua non vi schiacci. Voi non avevate ancora cercato voi stessi. Ecco che trovaste me. Così fanno tutti i credenti. E ora vi ordino di perdermi e di trovarvi. E solo quando mi avrete tutti rinnegato, io tornerò tra voi. È questo che lei mi ha insegnato con la psicoanalisi. E poiché io la seguo realmente, devo essere coraggioso nei suoi confronti, non meno che con chiunque. Con cordialissimi saluti, suo devotissimo Jung. A questo punto della relazione tra Freud e Jung si inserisce un elemento in apparenza abbastanza strano, quello che verrà poi ricordato specialmente da Jung come il gesto di Kreuzling. Si tratta di qualcosa che sembra molto banale. In occasione di un viaggio di Freud per andare a trovare un amico comune, cioè Binswanger, che era stato operato, Freud non si era recato a salutare Jung a Zurigo. Ora, mi sembra importante di mettere in evidenza questo fatto, e su cui si ritornerà più volte, proprio per evidenziare come all'interno della disputa tra Freud e Jung, accanto ai motivi di scientifici e ai motivi di rivendicazione di autonomia, ve ne sono degli altri che direi sono più nettamente affettivi. Zurigo, 3 dicembre 1912. Questa lettera è uno sfacciato tentativo di abituarla al mio stile. Attenzione, quindi. Caro professore, la ringrazio di vero cuore per un passo contenuto nella sua lettera in cui lei parla di un pizzico di nevrosi del quale lei non è privo. Io ho sofferto per questo pizzico che è in lei, benché lei non l'abbia notato e non l'abbia valutato esattamente quando volevo spiegare il mio atteggiamento verso di lei. Io soffro solo di quando in quando per il desiderio puramente umano di essere compreso intellettualmente, senza venire misurato sul metro della nevrosi. La nostra analisi si è arrestata a suo tempo di fronte alla sua osservazione che lei non poteva concedersi all'analisi senza perdere la sua autorità. Questa frase mi si è stampata nella memoria come un simbolo di tutto quanto sarebbe venuto, ma non mi sono piegato. Si va propagandando un'idiozia particolarmente insulsa, secondo cui io avrei concepito la mia teoria della libido in conseguenza dell'erotismo anale. Se penso a chi ha inventato questa teoria, tremo per il futuro della psicoanalisi. La cosa più penosa è che gli psicoanalisti si adagiano pigramente nella psicoanalisi, come i nostri avversari nella loro fede nell'autorità. Ciò che potrebbe farli pensare è condizionato dai complessi. Questa funzione protettiva della psicoanalisi era ancora da scoprire. Con cordiali saluti, suo Jung. Vienna, 5 dicembre 1912. Caro dottore, ancora una volta non abbia paura che io me la prenda per il suo nuovo stile. Ritengo che nei rapporti personali tra analisti, come anche nell'analisi stessa, ogni forma di sincerità sia permessa. Gli abusi della psicoanalisi a cui lei si riferisce, nella polemica e nel rifiuto delle cose nuove, già da molto tempo preoccupano anche me. Io non so se essi possano essere completamente evitati, e per il momento posso soltanto raccomandare il rimedio casalingo che ognuno di noi si occupi di più della propria nevrosi che non di quella del suo prossimo. Mi dispiace di non poter esaminare oltre le sue osservazioni sulla nevrosi degli analisti. Ma ciò non deve essere inteso come un rifiuto.
Su di un punto oso contraddirla apertamente. Lei non è stato danneggiato dalla mia nevrosi, come lei dice. Cordialmente suo, Freud. Zurigo, 18 dicembre 1912. Caro professore, mi consente di parlarle un momento seriamente? Io riconosco la mia incertezza di fronte a lei, ma ho la tendenza a mantenere la situazione in termini onesti e assolutamente corretti. Se lei ne dubita, la colpa è sua. Vorrei però attirare la sua attenzione sul fatto che la sua tecnica, consistente nel trattare i suoi allievi come suoi pazienti, è uno sbaglio. Così facendo lei alleva dei figli schiavi o degli sfacciati bricconi. Adler Stekel e tutta la banda impudente che sta facendosi largo a Vienna. Io sono abbastanza obiettivo per penetrare il suo truc. Lei punta il dito su tutte le azioni sintomatiche che coglie nella sua cerchia e così facendo abbassa al livello di figlio e figlia tutti coloro che le stanno intorno, i quali riconoscono in sé, arrossendo, la presenza di tendenze erronee. E intanto lei se ne sta sempre ben assiso in alto, in veste di padre. Per puro spirito di sudditanza, nessuno ha il coraggio di afferrare il profeta per la barba e domandare una buona volta che cosa dice lei ad un paziente che ha la tendenza ad analizzare l'analista anziché se stesso. Al che lei gli ribatte, ma insomma, chi dei due ha la nevrosi? Quando lei stesso si sarà liberato interamente dai complessi e la smetterà di giocare al padre coi suoi figli, le quali sottolinea costantemente i punti deboli, prendendo invece di mira una buona volta se stesso, allora mi addentrerò in me e liquiderò in un colpo solo il mio perverso dissidio con me stesso nei suoi confronti. Con i migliori saluti, suo devotissimo Jung. Vienna, 3 gennaio 1913. Stimato signor Presidente, caro dottore, della sua lettera precedente posso rispondere esaurientemente soltanto a un punto. Il suo presupposto che io tratti i miei allievi come dei pazienti non è pertinente e lo si può dimostrare. È cosa convenuta tra noi analisti che nessuno debba vergognarsi di quanto ha di nevrotico. Ma chi, pur comportandosi in modo anormale, non la smette di gridare che è normale, risveglia il sospetto che gli manchi la coscienza della propria malattia. Le propongo dunque di cessare completamente i nostri rapporti privati. Io non ci perdo nulla, perché ormai da lungo tempo ero legato a lei soltanto dal filo sottile di delusioni provate che continuavano ad avere il loro effetto, mentre lei non può che guadagnarci, dato che ultimamente a Monaco ha confessato che un rapporto intimo con un uomo ha un effetto di inibizione sulla sua libertà scientifica. Noi concordiamo su un punto, che l'uomo deve subordinare i suoi sentimenti personali agli interessi generali dell'ambito in cui agisce. Lei dunque non troverà mai motivo per lamentarsi di una mancanza di correttezza da parte mia, quando si tratti di lavoro comune e di perseguire scopi scientifici. Posso ben dire che non ne avrà motivo in futuro, come non lo ha avuto finora. D'altro canto, mi è lecito attendere la stessa cosa da parte sua. La saluto, suo devoto Freud. Zurigo, 6 gennaio 1913. Caro professore, mi adeguerò al suo desiderio di rinunciare ai nostri rapporti personali, visto che non impongo mai la mia amicizia. Del resto, lei stesso saprà certo meglio di chiunque ciò che questo momento significa per lei. Il resto è silenzio. Suo devoto, Jung.